Buonasera e benvenuti. Appuntamento delle 20 con l'informazione abruzzese. Giornata aquilana per il ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti. Il titolare del MIUR ha presenziato all'inaugurazione dell'anno accademico del Gran Sasso Science Institute. L'occasione è stata anche utile per fornire novità riguardo il delicato tema della ricostruzione degli edifici scolastici. Invitalia ha dato il suo ok per incaricarsi di diventare stazione appaltante con l'obiettivo di velocizzare la ricostruzione delle scuole del territorio aquilano. L'annuncio è del ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti, arrivato all'Aquila di buon mattino sì per l'inaugurazione dell'anno accademico del Gran Sasso Science Institute, ma anche per mantenere una promessa fatta in settembre in occasione dell'avvio dell'anno scolastico, ossia tornare nel capoluogo d'Abruzzo prima di Natale, per confrontarsi con i portatori di interesse proprio sul tema delicato della ricostruzione delle scuole tra stato dell'arte e prospettive. Siamo in contatto con il sindaco, con le amministrazioni locali già da tempo, abbiamo fatto vari incontri, siamo stati più volte all'Aquila, sia io personalmente che la mia amministrazione, e proprio oggi è arrivata la conferma da parte di Invitalia che parte questa collaborazione stretta. Invitalia ha già confermato, ha inviato una lettera all'amministrazione comunale, ho appena ricevuto conferma dal sindaco che hanno ricevuto tutto, ovviamente il percorso parte come previsto. Questo dovrebbe accelerare in maniera significativa tutti i percorsi che ancora non si sono completati. Diventerà stazione appaltante, farà da facilitatore, quindi renderà molto più fluido tutto il percorso di finalizzazione degli interventi sugli istituti scolastici. Il sindaco fa anche bene a chiedere che si faccia di più perché, come ho detto, all'inaugurazione dell'anno scolastico, dopo 10 anni è davvero inaccettabile che la situazione sia così, quindi capisco benissimo la fretta anche che hanno le amministrazioni locali affinché si possa fare un salto di qualità. Noi come Ministero ce l'abbiamo messa tutta e continueremo ad accompagnarli in questo percorso. A proposito di ricostruzione, intesa però in senso più generale, Fioramonti ha evidenziato come in sede di discussione sulla legge di bilancio ci sia stato un dialogo stretto e continuo con le istituzioni locali, dialogo che si è tradotto in proposte emendative recepite e portate in Parlamento, ma che poi, nonostante l'impegno, non sono entrate nel testo finale. Il sindaco ci aveva giustamente chiesto di poter sostenere degli emendamenti in legge di bilancio che andassero proprio a rafforzare gli interventi sulla ricostruzione in generale di L'Aquila, quindi non parliamo più di scuole, ma nella ricostruzione in generale, quindi noi, proprio in virtù di questo rapporto molto diretto con l'amministrazione aquilana, ci siamo fatti portavoce e cinghia di trasmissione con l'intero esecutivo e il Parlamento. Purtroppo questi emendamenti non sono stati approvati nella versione finale della legge di bilancio. Noi abbiamo fatto quello che potevamo, ma non li approviamo noi gli emendamenti, li approva il Parlamento. Infine, il titolare del MIUR ha anche rilanciato l'impegno concreto dell'esecutivo a continuare a sostenere il Gran Sasso Science Institute con finanziamenti specifici. Lo strumento dovrebbe essere quello del decreto, l'orizzonte temporale per concretizzarlo, questo l'auspicio di Fioramonti, abbastanza stretto. Il Gran Sasso Institute ha bisogno di ulteriori risorse, io personalmente insieme al senatore a vita Carlo Rubbia e tante altre figure del mondo della ricerca mi sono fatto anche in questo caso ambasciatore nei confronti del Presidente del Consiglio affinché si intervenga il prima possibile entro la fine dell'anno, spero con un decreto specifico che mi auguro possa andare in Consiglio dei Ministri giovedì, proprio per intervenire finanziariamente sul Gran Sasso Institute.